È il Cremona Circuit, il teatro sul quale si corre il secondo round dei trofei MP Exhaust Moto Estate. 3700 metri di pista, 6 curve a destra e 7 a sinistra, un tracciato tecnico e veloce per una giornata storica. È il battesimo delle gare per la pista dedicata ad Angelo Bergamonti e saranno proprio i piloti del Moto Estate a fare da cerimonieri. Per la prima un parterre d'eccezione con tanti nomi illustri ad impreziosire le griglie, ma adesso giù la visiera, la parola passa ai motori. Ed eccoci qua in griglia con la 300 Super Sport, andiamo a capire chi ha piazzato la pole position, che è Mirko Gennai 1.42.974, a chiudere la prima fila Agazzi 1.43.410 e Davide Conte in 1.43.711, meno di un secondo dalle prime tre posizioni. A seguire Bradley Smith, abbiamo imparato a conoscerlo in queste gare, lo conosciamo già dalla MotoGP, 1.44.806, Zannoni e Lisci a chiudere la seconda fila, terza fila che si apre con Bonetti, Della Manna e Stefano Sala in 1.46 bassissimo. C'è molta distanza tra il primo, ad esempio il nono, 3 secondi. La quarta fila si apre con Longo, Fortini e Claudio Corti, 1.46.310 per lui. In quinta fila Lorenzini, Bollani e Calonaci. La sesta fila si apre con Andrea Loris Riva, 1.47.387, Vignati e Matteo Cristini, 1.47.795. Settima fila con Quarta, Cervioni e Berselli. L'ottava fila con Zulian, Carpinone e Trombin. Nona fila con Aloisio Pietro, Aloisio Francesco, Artem But. Decima fila Castagna, Magnano, Riva. A chiudere Finotello. A questo punto io non posso far altro che dare linea alle ragazze per le classiche interviste pre-gara. Tra poco inizia allo spettacolo della 300 Super Sport. Siamo nei box con il Bolla, Davide Bollani, qui in questo circuito di Cremona che sembra essere molto tecnico. Si addice un po' alle tue caratteristiche? Sì, mi piace molto come tracciato, è abbastanza complicato da capire, però ci stiamo lavorando e stiamo facendo un buon lavoro. Non abbiamo trovato molte difficoltà, però c'è ancora da lavorare e possiamo ancora migliorare. Sì, la moto è abbastanza a posto, ci manca ancora quello step da fare, però siamo messi bene. Dopo il padre, il figlio, Matteo Cristini. A lui vogliamo chiedere come si trova su questo circuito così particolare e tecnico, diciamo. Allora, il circuito è bellissimo, purtroppo per i 400 è un rettilineo un po' lungo, però solo quello, perché il resto è una cosa bellissima. Il primo curvone dopo il rettilineo, full gas, di traverso, con giù il gomito anche, è stupendo, è veramente bello. Siamo nei box con Nicolò Lisci, lo ritroviamo soddisfatto della prima gara di Varano e gli chiediamo cosa ne pensa di questo circuito. Il circuito rispetto agli altri è davvero un circuito vero, si fa davvero delle grandi velocità. Mi piace tantissimo e speriamo di andare bene dopo il bel risultato di Varano, speriamo di migliorare ancora di uno step avanti. Anche perché abbiamo un rettilineo di quasi un chilometro. Sì, esatto, sarà importante giocare bene con i rapporti e beccare una bella scia sia per la qualifica e per la gara, dai, speriamo bene. Niccolò Lisci, quale sarà la strategia per diminuire il distacco di gara? Beh, dai, cerchiamo di fare subito una bella partenza e di accodarci al gruppo di testa sperando di non fare errori. Sarà difficile, ma ce la metterò tutta. Davide Bollani, che gara sarà? Sei pronto? Sei carico? Sono carichissimo, il livello quest'anno è difficile, però speriamo in una buona gara. Sono contento di fare questo campionato e ce la daremo tutta. Gas! Alla grande, in bocca al lupo! Ciao! Siamo qui con Matteo Cristini, che gara sarà? Sei pronto? Sei carico? Sì, sono carichissimo, parto primo del challenge, speriamo di portarci a casa questa gara e speriamo vada tutto bene, dai. Alla grande. Grazie. Dai Matteo, in bocca al lupo. Tutto pronto.
pronto per la 300 Super Sport. Qui a mio fianco un commentatore doc, Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Andrea, andiamo a commentare quella che è un po' la classe che ci fa più divertire di tutti, che la 300 Super Sport. Facciamo un piccolo check, mentre le condizioni dell'asfalto sono veramente calde. Bella, bella giornata in quel del Cremona Circuit. Parte in pole Gennai, secondo Agazzi, terzo Conte, Smith quarto, dodicesimo Corti. Che gara ci aspettiamo? Ma come al solito la 300 ci riserva sempre un gran divertimento. I ragazzi sono sempre molto molto vicini e dai, vediamo adesso appena scatta il semaforo verde, vediamo cosa ci fanno vedere. Speriamo che ci facciano vedere un gran bello spettacolo, anche perché si sono allineati in pista 3700 metri, 10 giri, si andrà veramente fortissimo per quella che è una delle classi più spumeggianti e scoppiettanti, la 300 Super Sport. Gennai in pole, 1:42.974, praticamente a 5 decimi ragazzi, Andrea. Conte a 8 decimi, si trova in prima fila a chiuderla, Smith un po' più lontano. Si stanno per accendere i semafori, sta per iniziare lo spettacolo al Cremona Circuit della 300 Super Sport. Via, partiti! Subito grande partenza, andiamo a cercare di capire, Andrea, chi è davanti. Forse addirittura Smith, che va a contendere il posto allo stesso Gennai. Intanto siamo subito con Matteo Cristini, che cerca di sopravanzare qualche pilota. Forse qui va dritto? No, riesce a tenere in maniera importante la moto. Siamo con qui questo Cervioni, lo vediamo con il cervio comparire sulla sua tuta. Andrea, una partenza pulita, è un circuito molto diverso rispetto a quello di Varano. Esatto, sì, diciamo che inizia a essere una pista vera, perché è, rispetto a come ci ha sempre abituato in motoestate, con un panorama di pista della manna. Intanto Andrea, scusami, un sorpasso bello, un po' più lente, mentre qua inizia a essere una pista un po' più veloce, dove è nuova un po' per tutti, quindi sì, perché è stata rivisitata, questo lo ricordiamo, è stata cambiata, attrezzata anche per le gare del motoestate. Cercheremo anche di capire l'usura e ti chiederò dopo, perché in cabina di commento mi è stato fatto notare che probabilmente negli ultimi giri inizia ad esserci anche un po' di usura per quanto riguarda i pneumatici. Allora dovremmo anche valutare l'entità di questo aspetto, mentre ragazzi prova ad involarsi. È stata una buonissima partenza, andiamo. Marco Cristini, mamma, Cervioni ha rischiato l'impatto, vediamo se ne approfitta subito Cristini. Ottima la partenza di Agazzi, buona la partenza di Smith, che dalla quarta si trovava a seconda. Adesso vediamo, intanto sì, Cervioni sfrutta la scia, si inizia a vedere un po', vedi, gli fa mano, cosa fa Cervioni? Gli fa il cenno di farsi seguire, un po' come, sì, diciamo per tirarsi, perché con la 300 in questi lunghi retilini inizia a caduta incredibile in replay. Come mai questa caduta, Andrea, secondo te? Partito il posteriore o l'anteriore? No, aspetta che la rivediamo. No, in realtà sì, forse la posteriore mi sembra è il più posteriore. Il replay, peccato per la caduta, l'abbiamo vissuta live quando ci accingiamo a vedere il primo passaggio. È sempre Mirko Gennai davanti, Conte, Smith, Agazzi, Zannoni, Lisci, Sala, Lorenzini, Bonetti, Fortini, Corti, undicesima posizione. Mi sembra che Gennai inizi a provare a scavare il solco. Sì, diciamo che ha subito preso dei metri e quello che serve qua è importantissimo in funzione proprio di questo rettilineo che, come dicevamo prima, è molto molto lungo e con queste piccole cilindrate si sfrutta moltissimo la scia. Quindi se riesci a prendere qualche metro, non te la prendono la scia. Esatto. Abbiamo visto che ci sono diversi punti dove poter effettuare qualche sorpasso, visto che Agazzi mi sembra abbia sopravanzato Bradley Smith. Tra poco le immagini ci aiuteranno evidentemente anche a valutare la proporzione di questo sorpasso. Sì, perché Smith è in quarta posizione, quindi ci sono Conte, Agazzi, Smith. Alle spalle Zannoni, Lisci. Si stanno formando dei microgruppi, Andrea. Certo. Però Gennai mi sembra che stia iniziando ad imporre il suo ritmo. Sì, probabilmente allora. Smith è ripassato ed è stato contro ripassato in questo momento da Agazzi, che lo infila, anzi forse era Conte addirittura, no, ragazzi, su Smith. È una battaglia serratissima per la seconda piazza, anche perché Gennai è l'unico in qualifica a essere sceso sotto il muro del 1:43, quindi diciamo che vedi, questo rettilineo è veramente veramente lungo per la 300, quindi chi ha il motore un po' più, sì, il motore, poi sicuramente la scia qua è importantissima, è importante già nelle 600
Tu dici figurarsi poi esatto, nella categoria come qua, la 300 Super Sport. Stavamo assistendo in precedenza a quello che è questa sfida. Mi sembra che Smith abbia sopravanzato nuovamente. Agazzi si è messo davanti. Infatti di nuovo Conte, Smith, Agazzi, Zannoni, Lisci, quinta, sesta, Lorenzini, Sala, Bonetti, Fortini che è in decima posizione, Corti in undicesima, che sta un po' facendo orecchie da mercante, aspetta e guarda quello che succede, mentre Conte prova ad avvicinarsi a Gennai in qualche maniera, anche se c'è veramente tanto da battagliare. Sì, poi comunque sono 10 giri in una pista lunga. 3700 metri, lo ricordiamo Andrea. Inizia a fare caldo, quindi anche le risorse. Alle 15:20, esatto, quindi... pieno calore. Un po' larghino, la riprende. Cristini che si trova in quindicesima posizione, cerca di tampinare Calonaci, è un po' lontano Calonaci, vediamo se Cristini riesce se non altro a francovollarsi per provare poi a svoltare la scia. Quindi stavi dicendo tu Andrea, a questo punto ti chiedo l'usura delle gomme, perché qualcuno in cabina di commento mi ha detto sì, c'è usura, soprattutto per chi percorre tanti giri, per chi ne percorre pochi evidentemente no. 10 giri in realtà è un po' una tappa intermedia tra i 7 e i 14 che vengono di solito compiuti. Secondo te c'è usura di gomme, potremmo vederla o no, il degrado è veramente, sono troppo pochi giri che si percorrono? Ma allora, con la 300 probabilmente non tanto, perché come ho sempre detto hanno pochi cavalli, quindi in realtà non è così influente come sulla 600 o addirittura una 1000. Il sorpasso di Cervioni, quanto conta la scia a Cristini, ed è proprio Cervioni, e qui contro proverà di nuovo e la riesce a infilare, grande sorpasso di nuovo da parte di Cristini su Cervioni, mentre tagliano il traguardo del terzo giro e si avviano, accingono a vedere il quarto giro con Bradley Smith. La vediamo un'inquadratura proprio su di lui, l'ex MotoGP che si trova in terza posizione alle spalle a Agazzi, alle sue davanti a lui c'è Conte che sta cercando di imbastire una prova tenace per tentare di tenere la seconda piazza. È una gara che secondo me ci porteremo e trascineremo avanti fino alla fine, Andrea, quella per la seconda piazza. Gennai onestamente mi sembra che faccia un po' gara a parte. Sì, è da quello diciamo che ha fatto vedere fino adesso, che non siamo quasi alla metà gara, e sta sicuramente facendo una cosa un po' a parte. Infatti da come si vede anche da queste immagini, recuperare quel gap non è poco, effettivamente. Non è poco, non è nemmeno facile. No. Mentre andiamo di nuovo le telecamere, e qui Gennai ha iniziato a creare veramente un solco. Sì. Gennai fa gara a parte. La gara per la seconda piazza, però, è spumeggiante. E se continua ad andare in questa maniera, se non c'è il degrado del quale parlavamo prima, ci divertiremo fino alla fine. Perché anche loro mi sembra che stiano veramente cercando di dare il massimo proprio per quanto riguarda la seconda piazza. Intanto andiamo a rivedere una slow motion della fase iniziale della gara. Sì, qua era proprio la partenza, il primo giro, infatti erano ancora tutti attaccati. Sai, il problema delle gomme si sente di più nelle piste lente dove c'è le ripartenze, quindi quando tu sei molto piegato devi riprendere in mano il gas con la moto a velocità più basse, senti di più la gomma se inizia a essere consumata, mentre sulla pista veloce, nelle curve un po' più veloci dove sei già lanciato in percorrenza, e questa è una pista più lenta, no, questa è un po' più veloce, c'è il rettilineo, ci sono quelle rettilineo che curano veramente la rettilineo e curve un po' più veloce, tranne l'ultima parte che è la curva che mette sul rettilineo, che è abbastanza lenta, ma il resto è tutto sicuramente più veloce rispetto è una pista totalmente diversa rispetto a quella di Varano, che dove i piloti si troveranno ad affrontare il terzo round, esatto, dove si ritorna ad una tipologia diversa, slow motion fantastica, che ci permette di vedere un po' tutte quante, dove ci sarà ancora più caldo, perché poi devi sapere che le gomme, con il caldo, a differenza di quello che si possa pensare, in realtà la gomma con il troppo caldo tiene di meno, perché inizia a scivolare, quindi anche questa cosa è un aspetto da tenere in considerazione. Assolutamente quello che ci sta dicendo la gara in questo momento, comunque resta sempre lo snodo della guarda adesso che gli prende la scia, guarda quanto si avvicina, guarda, a prescindere, tu dici la potenza, a prescindere, vedi Cristini, vedi la scia, Cervioni di, guarda, nuovo ci riprova e di nuovo riesce a sorpassarlo, è incredibile. Cioè in realtà qui ci sono una marea di piloti che si stanno anche un po' incatastando e forse si stanno facendo un po' da tappo per chi è davanti. Intanto Gennai sta veramente facendo un altro sport. Davanti Smith ha scavalcato Agazzi, che ha scavalcato Conte dalla seconda in quarta posizione. È un in attimo, questo momento è un attimo trovarsi dalla seconda alla quarta, anzi addirittura qua, se fosse un po' più compatto il gruppetto,
potresti saltare dal primo all'ottavo posto in un attimo. Tanto un po' largo e ne approfitta, sì, è riuscito ad entrare. E questa parte qua nuova, mi spiace che non sono riuscito a girarci ancora in questa pista, però dà l'idea di essere molto molto bella, molto più veloce. E tu che l'hai vista da lì, com'è? È stato un grande spettacolo, anche perché abbiamo assistito davvero ad una molto, allora, veloce come pista, importante il circuito. Però ti dico, Andrea, c'è stato questa combo per quanto riguardava le gomme. Ci sono stati tanti piloti che sono accavallati e che mi hanno parlato di questo degrado. Infatti chiedevo anche a te, che non avendo e non essendo stato protagonista e presente all'interno del circuito, se mi potessi dare un raffronto a questo punto di vista. Però mi stai dicendo che, secondo te, volente o nolente, la situazione è di questo tipo? Poi non conosco questo tipo d'asfalto. Potrebbe anche essere che è un asfalto molto abrasivo, e per cui potrebbe anche essere che faceva un caldo da demonio, questo te lo posso garantire. Quindi potrebbe esserci in questo caso forse un po' più di degrado. Questo forse assolutamente sì, questo assolutamente sì. Infatti è stata questa una un po' delle situazioni che si è cercati anche di valutare. Sto anche cercando un po' di capire. Staccatona, bello. Staccatona, intanto. Doppia. Mamma mia, sorpassi e controsorpassi a non finire in 300 Super Sport. Voglio darti qualche raffronto cronometrico, perché al quinto giro, quello appena percorso da Gennai fa 1:43.524. Si sta tenendo sempre sull'1:43, più o meno. Stanno andando decisamente più lenti Smith, Conte e Agazzi, che si trovano in questo momento in questa posizione, mentre Smith esce forte, Conte alle spalle, adesso sono vicinissimi. Conte in questo caso ha fatto 1:43.869, quindi 3 decimi sotto la miglior prestazione. Qui siamo con Niccolò Lisci, che cerca in qualche maniera di imbastire questa sfida, nella sfida con Zannoni per la quinta piazza. E poi vi dicevo, Smith 1:44.015. Tutti quanti sull'1:44 basso, mentre si sta tenendo veramente fortissimo Gennai sull'1:43 non basso, però 1:43.5. Diciamo 1:43.5, che caduta! Che caduta e che peccato! Tanto, tanto rammarico! Sai che penso che sia Cervioni? Proprio uno dei piloti che abbiamo, al quale abbiamo assistito. C'è stato quasi un contatto. Anche fatale. In un punto abbastanza veloce. In un punto veloce, penso sia stato Cervioni all'88 e Cristini sicuramente. E di questo ne siamo abbastanza certi. Abbiamo poi quarta col 51 e il 37. Proprio Alessandro Cervioni. No, non c'è stato alcun contatto, penso, sai, Andrea? Questo è il replay, vediamo se ci viene fornito fino in fondo. Evidentemente il replay, non vediamo probabilmente la caduta, a meno che a cadere non sia proprio stato quarta. Non era il replay, infatti si sta indugiando con diversi slow motion. In questo caso stiamo guardando con il numero 26 Niccolò Lisci, che è uno dei protagonisti della gara. Nelle parti alte, ti dicevo, il tempo più basso è stato fatto registrare da Gennaio, 1:43.3. In quindi, gara, sì, molto vicino al tempo da qualifica. Molto vicino al tempo da qualifica. Quindi questo dimostra che sta tirando davvero. Perché stanno tirando un po' tutti, perché in realtà sono praticamente tutti quanti. Non stanno overperformando. L'unico che ha overperformato per adesso è Smith, che sta facendo tutti i tempi decisamente migliori in gara rispetto a quello da qualifica. Eh sì, anche perché Smith ha fatto 44,8 in qualifica, esatto. E adesso sta girando sul passo del 44. Sì, sta facendo 43 alto, 44 quindi bassissimo. Siamo tra 43,9 e 44,1. Sono le migliori performance. Mentre vediamo in Gennai in solitaria, ha veramente messo il turbo Lisci di nuovo alle spalle di Zannoni, che prova ad acchiapparlo in qualche maniera. Vediamo, lo passa. No, non ci riesce. Forse chiude bene Zannoni in questo caso. Forte. Ti dici che prova a incrociare adesso, la traiettoria? No, adesso si mette in scia qua in fondo al rettilineo. E allora proviamo ad assistere al tentativo di sorpasso da parte di Lisci, che cerca di sfruttare la scia. Non gliela chiama la scia in questo caso Zannoni, ma sai che forse. Però va forte la moto di Zannoni. Va forte Zannoni davanti, va forte Zannoni. Infatti non ce la fa neanche in scia a passarlo. Quindi vuol dire che la moto di Zannoni va forte. Zannoni
Giovanni va forte, vediamo se qua riesce a chiudere, forse sì con lo staccatore, vediamo se non va dritto. Grande correzione, grande sorpasso da parte di Nicolò Lisci, che nel giro precedente ha fatto 1:45.038. Sta correndo decisamente più basso degli altri, ma è più veloce di tutti quanti gli altri in pista rispetto ai primi quattro che fanno uno sport a parte. In realtà è gennaio che fanno sport a parte. Smith, Conte e Agazzi sono dietro, che se le stanno dando di santa ragione. In questo caso, al sesto passaggio, voglio proprio cercare anche di fare un po' una comparazione. Sono arrivati i migliori giri da parte di Conte, di Agazzi e di Smith. Tutti quanti 1:43.828, 1:43.881, 1:43.876. Hanno migliorato tutti comunque. Si stanno sfruttando l'un con l'altro. Sì, 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 assolutamente. Non c'è uno che fa il tappo, però. No, anzi, ma una cosa importante è che poi quando sei in gara uno tira l'altro e certo devi trovare il gruppetto che va più forte. Se trovi il gruppetto che ti tappa, che te, vai più piano. È un problema, è un problema. Infatti siamo al settimo giro, non mi sembra quindi che si stia sentendo quella usura delle gomme di cui, della quale ti sto parlando. No, anche perché se stanno facendo sti tempi a fine gara vuol dire che... è anche un po' più nuvolo il tempo, questo vuol dire che magari... c'è, non so, magari l'umidità ci sarà sicuramente. Tu non lo puoi sapere perché non c'eri. No. Io c'ero, non voglio dirlo. E va bene comunque lo stesso. Bollani, andiamo con lui. 12° posto. Sta cercando di avvicinarsi al gruppetto con Fortini, Bonetti, Sale e Lorenzini. È veramente un gruppetto che si è formato da il primo giro e non si è mai lasciato. Il problema è che sono anche comunque dei distacchi che, anche se sono di 3 o 4 decimi, non riescono a essere colmati. Quindi quella scia della quale vi parlavi qui non riesce. Forse sì, però davanti, guarda, davanti a Bollani, Fortini prova ad andare su Bonetti e lo scavalca anche forse agevolmente. E sì, forse questa la sì, sì, facilità di questa pista, che perché sfrutti la prima parte di scia e poi sorpassi facile. Poi sì, sì, esatto. Devi avere una moto che va almeno come quella che hai davanti. Che hai davanti, e allora con la scia riesci a passarla. Se la moto va meno, come nel caso di prima, non ce la fai. Fai fatica, fai fatica. È una fatica quella che sta facendo ancora dentro. Lisci, che va dentro, vuol dire che è stato controsorpassato da Zannoni. Quindi ci sono delle punte, dei punti della pista, Andrea, dove Zannoni va più forte di Lisci, oggettivamente. C'è. Lisci va più forte di Zannoni in altri e si controsorpassa. Noi, non avendo la telecamera puntata su Lisci e Zannoni, li vediamo qualche volta uno davanti all'altro, qualche volta uno davanti all'altro. Vediamo come arrivano alla fine. Perché bisogna vedere chi è più forte nell'ultima parte, perché per poi poter dare è quella la finale. No, più che altro che è quella che poi mette sul rettilineo, perché poi il rettilineo, diciamo, la bandiera scacchi è abbastanza corto dove c'è il rettilineo. Gennai è un martello, si è piantato sull'1:43.5 in questi ultimi quattro giri, non lo molla e guadagna praticamente 3-4 decimi ormai ultimamente a giro, ma non ha forse quasi più bisogno per consolidare la leadership. Liscia di nuovo scavalcato Zannoni. Se non vediamo davanti Zannoni, vuol dire che lo ha scavalcato, a meno che non abbia avuto qualche problema. Giacomo Zannoni, Liscia è ripassato, quindi in questo momento in quinta posizione. Sesto Zannoni, Corti settimo, ottavo Lorenzini, poi Sala, Fortini, Bonetti, Bollani. Stavamo guardando prima, Andrea, quel gruppettone di piloti che sta cercando di insidiarsi l'un con l'altro per arrivare, se non altro, uno davanti all'altro. Hai visto che è ripassato Zannoni? E sai dove? Proprio lì dove mi stavi dicendo tu prima. Eh sì. Su quel rettilineo, mentre è completato l'ottavo giro, tempone da parte di Gennai, 1:43.497. Continua a martellare. Incessante a martellare. In questo caso ha dato un secondo a Conte, Smith e Agazzi. Incredibile. Solo in questo raffronto cronometrico vuol dire che non vuole mollare nulla. No, Smith anche davanti, perché mancano due giri alla fine, quindi cioè, se sta continuando a tirare così vuol dire che se la sente, ci sta, va benissimo, e delle volte ti aiuta anche a rimanere concentrato, perché non perdere la bussola, sì, prima che sì, magari non ti perdi e fai un errore, esatto, e ne paghi le conseguenze. Intanto Lisci francobollato a Zannoni, vediamo se in uscita prova il sorpasso. In questo caso non può, perché stiamo affrontando le ultime curve prima del rettilineo finale. Lisci ancora francobollato a Zannoni. Voi dovete immaginare che noi seguiamo con le immagini, girandoci con lo sguardo, guardando le moto. In questo caso vediamo se prova a sfruttare la scia, no, perché non è il rettilineo quello lungo, siamo ancora lontani. Ancora l'affronta e le telecamere indugiano naturalmente sul leader della pista e della gara, Mirko Gennai, che ha strappato la pole, che sta strappando una serie di giri clamorosi
tra di loro rispetto a quello che sta riuscendo a fare. Ancora Lisci, Zannoni, sono queste le gare nelle gare. Smith, Conte, Gazzi da una parte, Lisci, Zannoni dall'altra. Vediamo Lisci che è uscito fortissimo. No, non lo insidia, forse gli mette soltanto un po' di pressione. Andre, ci sta? Sì, adesso arriviamo nel punto eccolo fatidico qui. Dove lo ha scavalcato e adesso vediamo se però Zannoni gli contro sicuramente la scia. Sicuramente adesso Zannoni lo ripasserà. Vediamo se il buon Andrea Torre, eccolo lì, è comparso Zannoni, ha riscavalcato Lisci, che forse però ancora un tratto di pista che può sfruttare la scia. No, e allora a questo punto decide di aspettare, di accomodarsi, aspettare quello che ormai è l'ultimo giro, final lap. Ha mollato un po' gli ormeggi gennaio, 1.43.8 ci sta, 1.43.9 Conte, Conte 1.44.4 Smith, che è stato scavalcato da Conte. Attenzione. Ha mollato un po' Smith, ha mollato un sì, po' Smith. Sì, ragazzi, dietro 1.44.2, sono tempi vicini tra di loro. Intanto Bollani, tredicesimo, staccato adesso, era molto più vicino in precedenza. Ultimo giro, sarà una solo da parte di Mirko Gennai, ma dobbiamo capire chi arriva secondo e chi arriva quinto, che sono le due sfide nelle sfide che ci hanno più interessato. Andrea Tomio, Tomio sul pezzo, voleva essere qui, ma non c'era. Non c'era, non ti dico davvero perché sennò non mi pare. Non so dove eri, mi ha pure mandato un messaggio che, e vabbè, non posso dire nulla. Andrea Tomio non era presente, ma sta commentando qui con noi una gara all'interno della quale abbiamo Bradley Smith, lo ricordiamo, MotoGP, e abbiamo un Claudio Corti in settima posizione che sta facendo la sua sporchissima e importantissima gara. Mirko Gennai nel suo solo ha costruito un solco come distacco. Qui se la sta prendendo più comoda ancora Lisci con Zannoni. Eccoli qua, compaiono alle spalle di Zannoni, c'è Lisci. Vediamo se qui prova a entrare. Ci prova, è dentro. Sì, sì. Lisci la tiene, ma indovina cosa c'è qua dietro? Eccolo qui, tra un po' arriva il rettilineo, ancora non ci siamo. Ancora no, adesso la c'è ancora un destra, un sinistra. E... esatto, e via, tra un po' Zannoni ricompare. E allora la speranza di Lisci è che riesca a tenere la posizione, che in questo caso con le unghie e con i denti sta cercando di tenere. Deve adesso fare un super tempo, adesso è dura, dice. Eccolo qui, è arrivato il rettilineo, Andre. Vediamo se compare Zannoni. Ahi, guarda qua cosa fa però. Sì, fa per non farsi prendere per la scia. Per non farsi prendere la scia. E attenzione, perché forse sta riuscendo nell'impresa. Non bravo. Vediamo. Ah, ma gliela tira. Mamma la staccata, mia. Ci prova, ci prova, ci prova. È un po' lontano. È lontano, Lisci. Zannoni però... è ripassato. Vediamo, lontano. Sfida nella sfida. Oh, che passaggio! Straordinario! Niccolò Lisci! Bravissimo! Quando siamo vicinissimi, guarda qui! Arrivano Conte, Smith e Agazzi! Questo dovrebbe essere l'arrivo finale. Intanto vediamo dietro Lisci e Zannoni, ci hanno fatto divertire tantissimo. Vediamo, Lisci vediamo. Davanti. Bravo, Lisci davanti, bravo. Gran sorpasso, da applausi. Gran gara anche di Zannoni, che impenna, contento evidentemente della sua gara. Bellissima gara, e poi dietro un gruppone guidato da Claudio Corti, Fortini, Lorenzini, Sala, Bonetti, Loris, Bollani, Calonaci. Andre, mamma mia, che gara! Bello, bello, Lisci ci ha provato in un punto dove non si è mai fatto vedere e dove da Zannoni. Non se lo aspettava quel punto, esatto. Zannoni che pensava di aver preso la posizione e non è riuscito a rispondere. Eh sì, perché lavoro di Lisci per la quinta posizione. Da lì poi c'è l'ultima curva sinistra, ma non si aspettava sicuramente Zannoni che lo sorpassasse lì. E a questo punto capolavoro anche di Davide Conte, che è riuscito a tenere dietro Bradley Smith. Sì. Peccato per Ragazzi che arriva quarto. Gara bellissima, Andrea. A questo punto andiamo con le premiazioni e io e te ci ritroviamo qui per le conclusioni finali. Finisce la 300 Supersport con la vittoria di Mirko Gennai, Davide Conte, Bradley Smith nelle prime tre posizioni. A dopo. Con Davide Bollani al parco chiuso, com'è andata Davide? Hai avuto dei problemi o è andato tutto liscio? Sì, abbiamo sbagliato due curve verso gli ultimi due giri, poi abbiamo avuto un weekend abbastanza veloce con pochi turni per provare, però siamo soddisfatti, le Yamaha davanti a noi non erano tante, quindi bene. Siamo contenti. Dai, nonostante tutto è andata comunque bene. Sì, 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 tutto a posto, bene. Dai, siamo contenti bene. Anche noi. Grazie, grazie, grazie a voi. Ciao ragazzi, ciao. Ben ritrovati dopo le premiazioni, Andrea Tomio che è al mio fianco. Allora Andrea, facciamo un po' un check di quello che è stato il secondo round di Cremona. Avevamo diverse wild card, tra cui Bradley Smith, Claudio Corti, Gennai. Quindi la gara è stata vinta da Davide Conte, che si assicura altri 25 punti. Lisci 20, 16 per Giacomo Zannoni, quindi è questo il podio
non reale, virtuale, perché cioè, il podio virtuale in realtà è stato quello della gara. Esatto. Questo è il podio reale a Cremona per quanto riguarda i punti e la classifica: 50 Conte, 33 Lisci, 31 Lorenzini, 26 Sala, 24 Zanoni. È stata una gran bella gara. Bellissima, bellissima. Ci siamo divertiti tantissimo. A questo punto l'appuntamento, Andrea, per il terzo round, sempre a Varano, e lì secondo me può cambiare ancora qualcosa. Ah, perché sì, sono sì. diverse le situazioni, le dinamiche tra i vari piloti. Assolutamente, sì. Quindi non resta che dirci ci vediamo a Varano. Assolutamente. Ultima cosa, ragazzi, la 300 Challenge. Vince Zulian, alle spalle Trombin e Magnano. 50 Zulian, 36 Trombin, 29 Magnano. A Varano. Ciao, ciao. Ciao.